Ah, questa è un'altra domanda, selezioniamo, vedo che molto interessa, questa è Matter Hacker. Allora, quale mazzo di carte preferisci, le Bicycle o le Telio? Allora, io queste Telio, devo dire la verità, ci ho avuto giusto un mazzo di carte di Telio, mentre le Bicycle, ci ho avuto tanti mazzi Bicycle. La risposta è chiara, facile e... Bicycle, perché dovete preferire le bicycle? Perché voi quando fate un gioco di prestigio con le carte, la gente deve pensare che voi state usando un normale. Allora, già è strano che noi usiamo le bicycle, perché non usiamo le Modiano o perché non usiamo le Danegro? Perché usiamo le bicycle? Perché hanno delle caratteristiche di flessibilità che le carte italiane non hanno, perché gli italiani non sono buoni a mischiare all'americana, ma mischiando così, battendo le carte in questo modo, le carte devono avere un tipo di resistenza maggiore rispetto alle carte americane. E quindi, allora, abbiamo escluso le Dannegro, che sarebbe la scelta più logica, perché la gente deve capire che usiamo carte normali, abbiamo escluso le Dannegro per passare a delle carte di marca internazionale, diciamo così. Ma quale mazzo di carte a livello internazionale viene più percepito come mazzo normale e non come mazzo truccato? Il mazzo che viene percepito come mazzo normale è le Bicycle, perché se voi vedete qualsiasi film americano o internazionale che giocano con delle carte normali, giocano a poker, voi non vedete mai le Telio. Voi vedete le bicycle, o perlomeno vedete le Telio in proporzione di 1 a 100, cioè ogni 100 persone che giocano a carte normalmente, nei prestigiatori, nell'ambito del prestigiatore, probabilmente è 95 bicycle, 5 Telio. Ok? Nell'ambito, nel mondo dei prestigiatori, ma nel mondo reale, quello dove la gente gioca veramente con le carte per giocarci a poker a scala 40, è 99-1. Perché noi dovremmo prendere un mazzo di carte che non sembra normale all'occhio della gente? Che è sto mazzo? Boh, chi l'ha mai visto? Invece le bicycle l'hanno viste tutti. Va bene? Quindi dovremmo utilizzare un mazzo di carte che sembra più possibile normale. Già abbiamo dovuto rinunciare alle Dannegro per quello, però perché andiamoci a cercare qualcosa di strambo? Quindi abbiamo risposto alla domanda. Bisogna prendere le bicycle. Questo è il primo motivo. Poi c'è un altro motivo. Un altro motivo che è altrettanto valido. In alcuni giochi noi abbiamo bisogno di carte a doppia faccia e abbiamo bisogno di carte a doppio dorso per alcuni tipi di giochi, magari non adesso, però più avanti lo dobbiamo fare. Cosa facciamo? Un domani che noi inseriamo una bella routine con le carte a doppio dorso, doppia faccia, cosa facciamo? Compriamo un mazzo di carte apposta, cioè per chi fa giochi non è brutto cambiare mazzo di carte. Se tu invece devi usare, che ne so, uno svengali, lo svengali con le bicycle lo trovi, lo svengali con le Telio non lo trovi. Quindi va a finire che tu nell'arco della serata ti porti due o tre mazzi, magari te li porti uguali, due o tre mazzi truccati, però lo spettatore vede sempre bicycle, non capisce che c'è stato il cambio di mazzo. E invece una volta Telio, una volta queste qua, una volta Black Tiger, una volta usi. Quindi tutta sta cosa qua che c'è del collezionismo di tutti questi mazzi di carte strani, sono risorse tolte alla magia. Quando uno parte, diciamo, si dedica alla magia, mettiamo mentalmente 100 minuti e 20 minuti di questi 100 si dice: ma è meglio sto mazzo, meglio sto altro mazzo, ma quanto è bello sto mazzo, quanto mi piace. Ha tolto il 20% dell'energia che ha dedicato alla magia per l'estetica del mazzo e magari non ha pensato all'estetica del mago. Ha detto: oh, ma che giacca mi metto? Ah, ma che colore la metto? Ah, la cravatta. Tutta questa energia, poi tutti uguali. Se ci fosse un matto solo che pensa alle carte, allora dicevo: vabbè, quello è stravagante perché è l'unico matto che pensa alle carte. Invece ci sono 100 matti che tutti pensano alle carte e nessuno pensa che taglio dei capelli. Adesso mi faccio i capelli così, mi faccio pelato come 1000 accendini. Cioè, ci stanno altri aspetti che vengono completamente trascurati e sono più importanti, o perlomeno importanti allo stesso modo, perché tutti si dedicano allo stesso unico aspetto, le carte, l'estetica delle carte. Quando risparmiando anche energie economiche per comprare il mazzo di carte, più che no, le bicycle costano 3 euro al mazzo, le bicycle, mentre magari quelle altre costano, non so, 4, 5, 6, 7 euro al mazzo, i mazzi di carte quelli più strani, più stravaganti, così, risparmiando quelle energie, che ne so,
quando ci avete più soldi andate a vedere uno spettacolo dal vivo di un prestigiatore e quello vi arricchisce molto di più. E vedrete che il suo prestigiatore userà le bicycle normali, perché alla fine sono quelle che io quando attaccavo le carte al soffitto, attaccavo le carte al soffitto anche 20 a sera, anche 30 carte a sera, a secondo di facevo in continuazione quel gioco carta al soffitto che ho fatto vedere, o la carta firmata che usciva dal portafoglio e poi dopo la ripiegavo, insomma, con i vari finali che facevo, la carta piegata che appare dentro l'astuccio delle carte, dentro i vari modi, e poi la lasciavo. Ora, se tu devi fare fuori 30 carte a sera, poi io non buttavo le altre 20 che rimanevano, le altre 20 che rimanevano, prendevo altre carte, altri mazzi aperti, ne prendevo un po', rifacevo più o meno un mazzo di carte e andavo a lavorare. A metà serata, dopo che le avevo fatte firmare una quindicina, prendevo un'altra quindicina di carte, più o meno le mettevo dentro, tentando di non fare troppi doppioni, e oppiavo un altro mazzo, e poi tra i vari mazzi che erano avanzati, il giorno dopo ricreavo uno o due mazzi, prendendo vari mezzi mazzi, mezzi mazzi. Ora è importante che se uno fa fuori praticamente un mazzo di carte al giorno, se un mazzo di carte costa 7 euro e un mazzo costa 3 euro, e uno preferisce quello da 3 euro e il mazzo di carte bicycle, che è quello che costa di meno, però di autocertificazione che sei un dilettante, perché se tu fossi un professionista, anche se tutti pagano bene, perché a me mi pagavano bene, non ti vai a cercare il mazzo di carte. Adesso mi prendo 5 mazzi di carte, ogni sera attacco le carte al soffitto di un mazzo di carte che costa 12 euro a mazzo, e attaccavo un soffitto le carte che costavano 3 euro a mazzo, e perché attaccavo ogni giorno era un mazzo di carte nuovo. Vabbè, poi bisogna vedere, io dico la mia, voi dite la vostra. Bene, abbiamo risposto.